Buongiorno, oggi parliamo di scimmie. Scimmie un po' speciali, come speciali sono le scimmie di racconti popolari dell'Oriente, in quanto immortali. Scimmie mortali che trascorrono tutto il loro tempo a digitare su una tastiera. E allora accadrà che, avendo tale scimmie un tempo infinito, quindi infinite circostanze, infiniti mutamenti, è impossibile che non compongano, almeno una volta, L'Odissea. Noi aggiungiamo, e anche perché no, Promessi Sposi, la Divina Commedia o l'Amleto, insomma, stiamo parlando del teorema della scimmia instancabile. Entriamo nel merito di tale teorema. Tale teorema ha a che vedere con la teoria della probabilità. Abbiamo detto, infatti, impossibile che non compongano, o per dirla in altri termini, è certo che compongono, probabilità pari ad 1. Entriamo allora nel merito dei rudimenti della teoria della probabilità, considerando l'evento casuale per definizione, il lancio del dado, e chiediamoci qual è la probabilità che il dado esponga un determinato valore, per esempio il 6, e a fronte di un lancio. Ebbene, abbiamo un evento desiderato e 6 eventi possibili, quindi la probabilità è 1 su 6. Se abbiamo a disposizione un altro dado, la probabilità che esponga il valore 1 sarà ancora 1 su 6. Supponiamo adesso di lanciarli contemporaneamente. Abbiamo due eventi che non si influenzano reciprocamente, due eventi indipendenti. E quindi la probabilità che lanciandoli contemporaneamente abbiamo una determinata coppia di valori si ottiene moltiplicando le probabilità dei singoli valori, 1 su 36. Otteniamo insomma un valore ben inferiore rispetto a quello che ottenevamo prima per il singolo lancio del dado. Proviamo anche a calcolare la probabilità dell'evento complementare, cioè la probabilità che non accada che lanciando i due dadi si ottenga la desiderata coppia di valori. Ebbene, tale probabilità è data dall'evento certo, 1, meno la probabilità che si ottengano i valori desiderati, 0,97, valore ben maggiore. Infatti è sostanzialmente certo che lanciando due dadi non otteniamo la coppia di valori desiderata. Va bene, adesso applichiamo questi rudimenti di teoria della probabilità alla nostra amica scimmia. Digita sulla tastiera e chiediamoci qual è la probabilità che digiti un carattere ben preciso, per esempio la C. Supponiamo che la tastiera abbia 50 tasti, ha i caratteri alfabetici, quelli numerici, la punteggiatura, eccetera, eccetera. E allora la probabilità che digiti la lettera C sarà pari ad 1 su 50. Idem per la lettera A, S, A. Insomma, la probabilità che digiti la parola casa sarà pari al prodotto delle probabilità dei singoli eventi, eventi indipendenti, no? Vi ricordate? Quindi 1 su 50 alla quarta. Insomma, otteniamo un valore ben basso, è ben piccola la probabilità che la scimmia, digitando quattro volte sulla tastiera, digiti proprio la parola casa. E infatti, se andiamo a calcolare la probabilità che non digiti la parola casa, otteniamo un valore prossimo ad 1. Se invece di avere una singola scimmia ne avessimo due, allora le due scimmie non si influenzano reciprocamente e quindi possiamo calcolare la probabilità che le due scimmie non digitino la parola casa moltiplicando le singole probabilità. Guardate che cosa otteniamo. Otteniamo un valore, seppur sempre prossimo ad 1, piccolo, più piccolo del precedente. Insomma, se abbiamo a disposizione due scimmie, è leggermente meno improbabile che esse compongano una specifica parola. Se invece di averne due, per esempio, ne avessimo tre, allora dovremmo moltiplicare tre volte questa espressione e otterremmo un valore ancora leggermente inferiore. Insomma, è ancora un pochino meno improbabile che le tre scimmie digitino la parola desiderata. Se invece di avere tre scimmie ne avessimo n, dove n magari è molto grande, ebbene questa espressione dovremmo moltiplicarla per se stessa n volte. E se di scimmie ne avessimo addirittura infinite, cioè al limite per n tendente all'infinito, che cosa succede? Abbiamo visto che via via che andiamo a moltiplicare questa espressione per se stessa, più aumenta n, più il numero ottenuto si riduce. E al limite per n tendente all'infinito, sapete quanto vale?
Zero. Insomma, se avessimo infinite scimmie, la probabilità che esse compongano la parola casa è pari ad 1, perché 0 è la probabilità che non la compongono. Parlare di infinite scimmie naturalmente equivale a parlare anche, perché no, di una singola scimmia che abbia un tempo infinito, la famosa scimmia immortale. Naturalmente il discorso che abbiamo fatto per la parola casa di 4 lettere è altrettanto valido anche per una sequenza più lunga di caratteri, anche l'Amleto, la Divina Commedia, basta sostituire al numero 4, che qui vedete, la lunghezza della sequenza considerata. Avremo sempre che il limite per n tendente all'infinito di questa espressione vale 0. Cioè 0 è l'improba, è la probabilità che non compongono quella determinata sequenza. Perché è interessante il teorema della scimmia instancabile? Perché ci fa fare anche delle profonde considerazioni sul nostro universo, sull'occorrenza di un evento così improbabile come l'universo per come esso è. E allora ricordiamoci delle parole di Democrito: così come combinando le lettere dell'alfabeto si possono ottenere commedie, tragedie, storie ridicole, grandi poemi epici, allo stesso modo, combinando gli atomi elementari, si ottiene il mondo nella sua sterminata varietà. L'ipotesi atomica di Democrito, che vede il mondo come combinazione casuale di unità elementari, in maniera simile a come abbiamo immaginato di ottenere opere letterarie a partire dalla combinazione casuale di lettere dell'alfabeto. Insomma, l'incerto tempore incertisque loci di Lucrezio, che viene espresso come ipotesi della nascita dell'universo, ipotesi che generò delle critiche feroci. Colui che crede questo può anche credere che se una grande quantità delle 22 lettere fosse gettata a terra, esse cadrebbero nell'ordine in modo leggibile da formare gli annali di Ennio. Dubito che la fortuna possa farne un solo verso. Naturalmente Cicerone aveva ragione, l'abbiamo visto. Se io suppongo di digitare a caso sulla tastiera, non riesco a ottenere l'Amleto o gli Annali di Ennio, una determinata opera letteraria. L'ipotesi è che si abbia a disposizione un tempo infinito. L'ipotesi di un tempo infinito, ne abbiamo parlato in un'altra presentazione, è un'ipotesi che sempre più viene considerata dalla fisica contemporanea, perché permetterebbe di risolvere una serie di questioni ancora irrisolte nella fisica, come ad esempio il problema della cosiddetta calibrazione sottile. Esiste un buon numero di parametri critici fondamentali della fisica che hanno dei valori che sembrano essere stati finemente definiti, calibrati, affinché possano permettere le condizioni idonee alla vita, affinché cioè l'universo sia come è. Calibrazione sottile, come se dovessimo regolare un potente fucile per sparare un proiettile sulla Luna e colpire un bersaglio con un margine di errore pari allo spessore di un'ameba, perché se questi parametri avessero un valore anche leggermente diverso, ebbene non avremmo le condizioni necessarie per la vita. E, insomma, sembrerebbe che l'universo fosse davvero un evento altamente improbabile. Allora viene da chiedersi come mai quei parametri hanno il valore che hanno. E, naturalmente, se invece supponessimo che l'universo fosse parte di un multiverso, che insomma invece del singolo Big Bang, di Big Bang ce ne fossero stati, ce ne sono e ce ne saranno un'infinità, ecco che nell'infinità degli eventi, l'evento secondo cui i parametri hanno i parametri precisi che conosciamo diventa un evento certo. Insomma, come la composizione della Divina Commedia da parte della scimmia che ha un tempo infinito, infiniti universi
ci sarà tra tutti questi universi un universo con quei parametri. E il motivo per cui noi osserviamo quei parametri, ecco il principio antropico, è che naturalmente noi abitiamo l'unico universo che ha i parametri giusti perché ci possano essere degli osservatori, perché ci possa essere la vita. Naturalmente, attenzione con le considerazioni che abbiamo fatto, perché le considerazioni che abbiamo fatto concernono l'infinito. Quando invece si ha a che fare con numeri finiti, le cose cambiano. Supponiamo, per esempio, di avere tante scimmie quanti sono i protoni del nostro universo. E allora avremmo bisogno, guardate, di quanti universi per avere solamente una possibilità su 3 miliardi che tutte queste scimmie, in un tempo molto lungo, a partire dal Big Bang, per tutta la durata dei singoli universi, riescano a comporre l'Amleto. E insomma, si ha davvero bisogno di infinite risorse perché il discorso che abbiamo fatto possa valere. È stato fatto a questo proposito anche un tentativo di esperimento con 6 scimmie. Si sono state poste 3 scimmie davanti a delle tastiere e guardate che cosa hanno prodotto: dei fogli costituiti quasi totalmente dalla lettera S. Qualche scimmia è anche impazzita e ha iniziato a colpire la tastiera. Osservano gli scienziati che le scimmie non sono generatori di numeri casuali, sono esseri ben più complessi, ecco perché un esperimento non può funzionare. Insomma, la teoria della probabilità è molto interessante, molto affascinante, però attenzione a non farsi ingannare. Credo che per le mie mani siano passati circa 400 Federici in non più di 5 minuti. Quello sarebbe stato il momento di andarmene, ma era sorta in me una sensazione strana, una specie di sfida alla fortuna, una specie di desiderio di darle un buffetto, di mostrarle la lingua. Puntai la maggior posta concessa, di 4.000 gulden, e persi. Grazie, e arrivederci.